Signore e signori, buonasera, bentornati al Pala Guglieri. Dopo oltre un mese di tempo, a quasi due, ci ritroviamo per una partita giocata. Expo Inos Mortara contro Gallarate, primo in classifica. Mortara riduce dalla bella vittoria su Nerviano. Mortara che schiera Sacchi, Monacelli guarito dall'influenza, Basani, Garcia e Muzio. Dall'altra parte ci sono De Bettin, Danelutti, Filippi, Croci e l'ex di giornata Federico Passerini, che dopo le due stagioni a Vigevano è venuto a rafforzare la compagine allenata da Stefano Gambaro. Pronti per la palla 2, ci sono Garcia e Filippi. Tutto ok, si può cominciare. Saltano i due. La palla è di Mortara, la mano nelle mani Sacchi che si incarica di costruire il gioco. Palla per Garcia, Saller riceve Basani che si alza subito dai tre punti. Tiro va, sì, prende tre punti suonati di Franco Basani. Palla in mano De Bettin. Scarica con Filippi, questo è Federico Passerini. Sale per ricevere lo stesso De Bettin. Scambiano ancora i due, fa l'impenetrazione. Poi gira intorno a Muzio, scarico nell'angolo. La palla è per Croci, il suo tiro lunga non va. Rimbalzo di Garcia, palla alle mani di Sacchi, da questi a Monacelli che fa correre velocemente il gioco, controllato da Passerini. La palla è per Basani che non ha un gran controllo, poi riesce a liberarsi di Croci, va in penetrazione. Dopo il tabellone non vaglio, il tap out di Garcia premia le mani di Muzio che trova due punti. 5 Mortara, 0 Gallarate, palla in mano di Bettin che chiama lo schema, sale per ricevere Filippi, da per Cristian Danelutti, centra l'anticipo Monacelli, commette falloso l'intervento del numero 6 mortarese che si è chiuso prontamente. Primo fallo di partita, 9 minuti e 2 secondi alla fine del primo quarto. Rimessa laterale avanti alla panchina di coach Gambaro, 15 secondi per l'azione offensiva degli ospiti in casacca completamente nera. Sale per ricevere Passerini, esce invece Danelutti, scambia con De Bettin. Ancora per la palla per Danelutti. In mezzo all'area la palla è per Filippi che scarica fuori, ancora per Federico Passerini, non ha un gran controllo. Poi si alza da tre punti Passerini, sbaglia, rimbalza ancora di Garcia, palla nelle mani di Sacchi, si libera di Filippi, decide di andare da solo, poi va da Muzio che in palleggio, poi deve liberarsi. La palla è per Sacchi, si alza da tre punti, il suo tiro non va, la palla si va a morire sulla parte superiore del tabellone. Quindi si deve provvedere a cambiare il pallone per poi recuperarlo. È rimasto sul sostegno del canestro, una cosa abbastanza anomala. Sì. Filippi sta cercando, arriva Sacchi e Sacchi al primo colpo riesce a recuperare il pallone. È l'abitudine probabilmente anche ad allenarsi su questo, in questa palestra, quindi. E l'arbitro ha cambiato il pallone, ma si può riprendere a giocare dopo aver recuperato il pallone. No, 8 minuti e 33 secondi alla fine del primo quarto. Palla alle mani di De Bettin, fronteggiato sempre da Sacchi, passa nel campo il numero 3, palla Danelutti, spalla canestro contro Muzio. Va in avvicinamento, prova lo scarico per Filippi, non arriva l'anticipo di Monacelli, la palla ancora Benvenuti su De Bettin, è rimasto Garcia. Poi scarica fuori per Passerini, tiro di non va, si lotta. E poi Garcia stoppa in recupero Passerini, la palla però ancora nelle mani di Croci, da questi a Passerini, non va neanche stavolta, a rimbalzo c'è Muzio, si avvicina Sacchi e recupera il pallone. La palla è per Basani, fronteggiato da Passerini. L'apertura ancora per Sacchi, nell'angolo per Monacelli, vorrebbe giocare con Garcia, la palla è per il lungo argentino. Va a spalla canestro, apre ancora per Sacchi che corre linea di fondo, scarica per Muzio. Il tiro di Muzio non trova il fondo della retina, rimbalzo di Filippi e corre velocemente nel campo. L'apertura per De Bettin, da questi Danelutti che si alza da tre punti, non va il suo tiro, rimbalzo di Basani, è Garcia che anticipa il compagno. Palla nelle mani di Monacelli. Monacelli conteggiato da Filippi in questo momento, la palla è ancora per Muzio, Muzio vorrebbe giocare con Garcia ma non ha l'angolo di passaggio, allora va da Sacchi che va in penetrazione con Danelutti, palla poi scarica per Muzio. 7 Mortara, 0 Gallarate, coach Gambaro decide che è il caso di fermare un attimo la partita. 7 minuti e 13 secondi alla fine del primo quarto.
Si torna in campo dopo il time out chiamato a Cosgambaro. Non è ancora stato aggiornato a Bellone. Mortara è a 7 con il secondo canestro Muzzi in serata. Si torna in campo anche a Mortara, time out esaurito. Si prende con la rimessa a fondo campo di Federico Pellegrini. Non è aggiornato il tabellone. Continua a suonare, non si capisce. È stato aggiornato, si può ripartire. È Federico Passerini che si è fatto la rimessa. La palla è per De Bettini. Il numero 3 in casacca Gallarate serve Filippi. Scarica ancora per Danneluti, da questi a Croci. Croci ancora per Filippi. Il suo tiro dall'angolo, dal mezzo angolo, va a segno. Primi due punti di serata di Gallarate. 7 Mortara, 2 Gallarate. Palla in mano di Monacelli. Palla in attacco di Garcia che si spuntonava con Filippi. Fallo di Garcia lontano dalla palla, l'arbitro ha visto un fallo del play-vote argentino, si spintonava con Filippi. Onestamente seguivamo lo sviluppo del pallone. Palla nelle mani di Bettini, passa la metà campo in questo momento, scambia con Passerini, da questi a Danneluti, sale per ricevere ancora De Bettini. Sfrutta il blocco per uscita di Filippi, ancora Passerini, Passerini va in mezzo all'area. Filippi! Sembrava estremamente pulita la stoppata di Garcia, però l'arbitro la ritiene fallosa. Secondo fallo immediato di Garcia. E due liberi per Filippi. Secondo fallo di Garcia, sicuramente. Terzo fallo di squadra di Mortara, nessun fallo ancora speso dalla formazione ospite. Primo libero di Filippi non va a segno. Secondo tiro libero per il numero 12 in casacca Gallarate. A segno il secondo, 7 Mortara, 3 Gallarate. Palla nelle mani di Sacchi. Lo segue Bettini, scarica con Muzio. Aspetta l'uscita, riesce ancora Sacchi. Si apre per ricevere Monacelli, vorrebbe giocare con Garcia. Garcia va a squadra finestra con Filippi. Serve Basani che trova il fallo, non trova il fondo dell'artino, ma trova il fallo del numero 9 Croci, non di Danneluti che si accusava del fallo, ma il fallo del numero 9 Croci, che rimane abbastanza basito. Quindi due liberi per Franco Basani. A segno il primo libero del play argentino, ancora un tiro libero per lui. Ancora un tiro libero per il numero 8 Mortarese. A segno anche il secondo, 9 Mortara, 3 Gallarate. Palla nelle mani di De Bettini, velocemente oltre metà campo, arriva Danneluti a rimorchio, lo scarico per Federico Passerini che va in penetrazione. In conclusione sporchissima dell'ex Mortarese. Qui però Basani esagera e poi perde il controllo del pallone, quindi palla persa in Mortara, corre per... arriva Garcia che stavolta la stoppata è buona, quindi rimessa in attacco per Gallarate con 18 secondi di stagione offensiva. Garcia è arrivato in recupero su Danneluti, l'ha stoppato. Rimessa di De Bettine, vorrebbe il taglio di Filippi che poi riscarica per De Bettine. Il tiro è cortissimo, rimbalzo c'è solo Muzio, prova, ci fa la palla di Bettini, corre Sacchi, si ingambera. E qui però poteva Zanellati si alza la panchina a reclamare perché rimessa dopo il tocco, 20 secondi per l'azione offensiva di Mortara. Zanellati chiedeva il fallo sul recupero difensivo, ma per gli arbitri si può giocare. Palla per Monacelli che finta il tiro da tre, aspetta l'uscita di Basani che gioca con Garcia, appoggia il fondo della retina. 11 Mortara, 3 Gallarate, 5 minuti e 35 alla fine del primo quarto. De Bettini aspetta l'uscita di Croci, ancora De Bettini, palla per Passerini, va per le terre Monacelli ma si rialza, arriva Danneluti che scarica poi un missile nelle mani di Croci che non può controllare, palla persa in attacco da Gallarate, si riprende con la rimessa da fondo campo di Garcia, chiama, va per a scambiare con Monacelli che si incarica stavolta di costruire l'azione offensiva di Mortara. Dalle indicazioni Monacelli, lascia a Sacchi, ancora Monacelli, aspetta l'uscita di Muzio, poi arriva Garcia, Muzio lontano dal canestro,
si libera del pallone Vasani, raddoppio qui, però brutta scelta di... E qui però ci stava il fallo in attacco, perché brutta giocata di Mortara. 11 Mortara, 5 Gallarate, 4 minuti e 49 alla fine del quarto. Fallo, vediamo chi viene assegnato, di De Bettini. Aggressione su Sacchi, sul controllo del pallone. Cambio, pronto a entrare Ciardiello, esce Croci, intanto leggermente più piccolo ma maggiore per quella offensiva. Chiama la rimessa in attacco Sacchi, esce Muzzo da questi a Garcia, palle per Monacelli, pronunciato proprio dal nuovo entrato Ciardiello. Garcia alza un arcobaleno, non va, Filippi riesce a salvare prima la palesca, poi corre velocemente, poi apre per De Bettin che arriva a rimorchio, il suo tiro non va, Muzio anticipa tutti a rimbalzo, palla per Sacchi, e però non può non firmare, questo è questo fallo in attacco di Sacchi. Zanellati non ne vuole più, qui siamo, decisione assolutamente discutibile, non c'era assolutamente posizione di Filippi. Questo oggettivamente è una decisione a dir poco discutibile, era girato sul fianco, non era neanche fermo, era fallo al contrario, invece così, bonus per Mortara, fallo di Sacchi, decisione quanto mai discutibile, decisione assolutamente discutibile della coppia arbitrale, che oggettivamente in questo caso ha avuto una scelta quantomeno discutibile. Si riprende con la rimessa di Passerini dopo l'asciugatura del parquet dove sono caduti i giocatori. Si può rinunciare, lo scambio, la palla è per De Bettin, passa nel metà campo il numero 3, aspetta Danelutti, spalla canestro con Muzio, arriva Ciardiello, Danelutti va in mezzo all'area, perde il pallone, lo recupera Garcia, palla per Sacchi. Stoppata di Belloni su Muzio, ma arriva Monacelli e trova due punti. 13 Mortara, 5 Gallarate, 3 minuti e 55 alla fine del primo quarto. De Bettina sfrutta il blocco di Filippi, va in penetrazione, scarica per lo stesso Filippi dalla lunetta. Il tiro non va, Sacchi lascia uscire il pallone a fondo campo, quindi si riprende con la rimessa a fondo campo per Mortara. Altro cambio, esce Danelutti, esordisce. Entra con il numero 18 Goretti, palla in mano di Monacelli, palla per Garcia, Garcia aspetta un compagno, scambia con Sacchi ravvicinato, rischia di perdere a Sacchi, poi si libera, palla ancora per Garcia, spalla canestro. E qui arriva ancora Monacelli a rimorchio sull'errore di Garcia. Rimessa da fondo campo, primo fallo del numero 12 Filippi. Rimessa da fondo campo per Mortara. Terzo fallo di squadra per promozione ospite. Si incarica della rimessa Sacchi. 3 minuti e 27 secondi alla fine del quarto, si apre Monacelli che riceve, finta il tiro, va in penetrazione, esce su due Goretti, la palla è per Vasani. Vorrebbe ancora Garcia, Vasani va da solo, si alza da 3 punti, tiro non va, Muzio brucia tutti a rimbalzo, scarica per Monacelli che va in penetrazione e poi alza l'arcobaleno e trova altri 2 punti. 15 Mortara, 5 Gallarate, 3 minuti e 5 secondi alla fine del quarto, palla per Filippi, la riapertura per Goretti, da questi De Bettin, passa sul blocco anche Sacchi, qui un po' di mattanza in mezzo all'area, l'arbitro fa giocare, fallo di piede clamoroso di Belloni e di Filippi, scusate, protestano per la scelta arbitrale, un po' di frenesia in Mortarese, però dice che ha allargato la gamba, quindi deve essere tanto 24 non 14 il cronometro, 20. Viene saltato ai 24, infrazione di piede, viene richiamata la partita, la
viene rimesso a 21, ma se c'è l'inflazione in più. Viene dato 21 secondi per l'azione offensiva di Mortara, oggettivamente se frisca l'inflazione di piedi deve resettare il cronometro, tant'è. Monacelli va ancora in penetrazione, poi si trova davanti Goretti, decide di uscire, va da Muzio, 9 secondi per l'azione offensiva, libertato per Sacchi, si alza da 3 punti Sacchi, non va il suo tiro, Monacelli lotta, serve Muzio, grande giocata di energia di Monacelli, ma Muzio trovenuta in punti. 17 Mortara, 5 Gallarate, 2 minuti e 23 alla fine del quarto, palla nelle mani di Filippi, arriva Passerini, rimane con lui Basani, sale Bettina, ancora Passerini, arriva Boretti che blocca e apre per ricevere. Fallo di Basani sul rimbalzo, due liberi per il numero 18. Basani ha scelto un intervento un po' terminale per non far neanche andare a tirare il lungo avversario, quindi concedendo due tir liberi al numero 18. Primo fallo per lui. A segno il primo libero di Goretti. Ancora un tiro libero per lui. Tiro corto, rimbalzo di Garcia. 17 Mortara, 6 Gallarate, 2 minuti in questo momento alla fine del quarto. Sacchi riapre per Monacelli, pronto sulla sede dei cambi Lonati, dall'altra parte si è alzato Clerici. Ancora palla per Muzio, spalla canestro, va da Garcia, fronte a canestro. Il tiro è centratissimo, c'è solo Garetti a rimbalzo. Brutta scelta di Garcia, Mortara con palla per De Bettin che finta il tiro da tre, poi prova lo scarico, cerca il taglio di Passerini, va da Goretti, la riapertura per Filippi. Filippi batte la difesa un po' morbida di Garcia e trova due punti. 17 Mortara, 8 Gallarate, palla in mani di Sacchi, da questi a Monacelli, passa sul blocco di Muzio. Monacelli fronteggiato da Cerviello, poi va in penetrazione, deve scaricare all'uscita, butta via il pallone. Ancora confusione. Poi un po' di confusione in mezzo al campo. Rimessa, palla a due che non si alza, esce Garcia e entra Lonati, dall'altra parte rinuncia al cambio coach Gambaro. 1 minuto 12 secondi alla fine del primo quarto. Si sta asciugando il parquet dove sono andati per terra Basani e Filippi, poi si riprenderà con la rimessa, il possesso alternato, la palla sarà nelle mani della formazione ospite. 20 secondi per l'azione, quindi teoricamente solo 4 per passare la metà campo, vediamo se rimane effettivamente così la situazione. Palla per Bettina, passa proprio all'ultimo secondo, l'apertura ancora per Balza, arriva errore di Lonati che trova il fondo della retina con Filippi e regala anche un tiro libero aggiuntivo. Il primo fallo per Lonati. Confusione, dovrebbe essere Lonati. È 70, il fallo era stato erroneamente indicato il numero 6. Primo fallo per lui, tiro libero aggiuntivo per il numero 12. 1 minuto e 3 secondi alla fine del primo quarto. Gioco da 3 punti realizzati. 17 Mortara, 11 Gallarate, palla in mano di Muzio, sale per ricevere Monacelli che non può essere servito, Muzio interrompe troppo presto il palleggio, aspetta Sacchi che viene a recuperare sul pallone. Fallo su Sacchi, fallo del numero 18 nero, due liberi, vengono dati due tir liberi. L'arbitro spiega che stava già andando in azione di tiro, bonus peso in questo momento della formazione ospite.
quarto lunghissimo, diverse interruzioni. Non lavorare stasera. Assurda, eh? Ma proprio della festa. Dai, Max, battagliamo tutto. Volete asciugare il parquet dove sono andati per terra? Sacchi è un avversario. Due liberi per Mattia Sacchi. Cortissimo libero del numero 3. Assegno il secondo, 18 Mortara, 11 Gallarate. Diciamo bonus speso anche da Gallarate, ultimi 44 secondi di partita, palla per Filippi, da questi a Goretti, ancora Passerini, ancora palla per Filippi. C'è l'errore poi di Goretti, rischia in penetrazione, recupera Sacchi che la palla scambia con Basani. Chiama lo schema il player argentino, gioca uno contro uno con Passerini. Tanto tempo la palla in mano di Basani che decide di sfidare tutta la difesa, poi scarica per Sacchi, non va in penetrazione. Dovrà forzare Sacchi, troppo tardi, troppo tempo la palla in mano Basani. Zanellati dice di darsi una mossa ai suoi ragazzi. 9 secondi alla fine del quarto, 18 Mortara, 11 Gallarate. Cambio per Gallarate, esce Goretti, entra Clerici con il numero 11. Rimessa laterale perché sono scaduti 24 secondi. 9 secondi tondi tondi per chiudere questo primo quarto, palla in mano di Passerini. Va da De Bettini. Troppo tempo la palla in mano Basani, il Mortara è arrivato in ritardo. Blocco di Clerici, passa De Bettini che infrette infrazione dei passi perché è incespicato da solo, ha rischiato di farsi anche male. Infatti è un attimo, si è un attimo bloccato il play e quindi c'è subito il cambio. Entra con il numero 4 Ielmini, si è proprio piantato alla caviglia. 2 secondi e 4 centesimi per Mortara per chiudere questo primo quarto. Sacchi si spazia, poi tira da oltre metà campo, la palla muore sul primo ferro. Finisce il quarto, 18 Mortara, 11 Gallarà. Pochi istanti alla ripresa del gioco qui a Parona, rimessa per Mortara per il possesso alternato. Mortara in campo con Sacchi, Monacelli, Basani, Muzio e Lonati, dall'altra parte ci sono Ciardiello, Ielmini che è entrato a 2 secondi alla fine per rimpiazzare De Bettin, Goretti che è tornato in campo, Clerici, e quindi Goretti ha preso il posto di Filippi, e Federico Passerini. 18 Mortara, 11 Gallarate, devono essere settati i falli, si può ricominciare. Parte Monacelli, la palla nelle mani di Sacchi, chiama lo schema. Fallo di Clerici su Lonati, aveva penetrato molto bene Sacchi, aveva scaricato per Lonati, abbassa le braccia Clerici, per l'arbitro non è falloso secondo la panchina, ma l'intervento sembrava. Quindi due liberi per Davide Lonati. Assegno il primo libero del numero 70 Mortarese. Ancora un tiro libero per lui. Assegna anche il secondo. Venti Mortara, 11 Gallarate. Scivola Ielmini, poi riesce a scaricare Goretti, arriva Passerini in emergenza. Sacchi prova a cacciargli il pallone. Poi tiro su un piede solo, rimbalzo di Muzio con la mano, palla per Sacchi. Vorrebbe l'apertura per Basani, la palla è per il numero 8 che finta, va in penetrazione. Brutta scelta, però lo salva Muzio. La palla è per Sacchi, un po' di confusione. Arriva Monacelli che decide di penetrare, c'è un'autostrada, alza l'arcobaleno. 22 Mortara, 11 Gallarate, 9 minuti e 7 secondi alla fine del quarto, palla nelle mani di
Passerini, la questione del Mini. Il Mini per Clerici, ancora Passerini che va in penetrazione. Si trova il corpo di Lonati che difende senza commettere fallo. Basani decide di forzare la corsa. Non va il tiro di Basani. L'ultimo tocco però della difesa, quindi cambio, entra Croci, torna Croci, esce Passerini. Rimessa per Mortara con 14 secondi per azione offensiva, se ne incarica Sacchi. La palla è per Monacelli che finta il tiro da tre, poi va ancora una volta in penetrazione. Stavolta Guaretti fa la voce grossa al rimbalzo bruciando Muzio, palla nelle mani del Mini. L'apertura è per Croci. Ancora Clerici, da questi è Ciardiello. Ciardiello prova Guaretti, lo trattiene Muzio, quindi fallo del numero 17 Mortarese. Rimesso da fondo campo per la fazione offensiva con 14 secondi. Pronto ad andare nella partita anche Andrea Facchi. Esce Sacchi che va a riposare. Vediamo come decide di modificare. Va. Come decide di piazzare le marcature la difesa monterese. Va su Ciardiello. Tocca il pallone Basani, però le lascia uscire, rimessa in attacco ancora per la formazione. 14 secondi per azione offensiva di Gallarato, il tiro sbagliato da Ciardiello. Gelmini davanti alla sua panchina della sua squadra, pronto per effettuare la rimessa e la ripresa del gioco. Sale per ricevere Ciardiello, si apre invece Goretti e scambia ancora con Gelmini, seguito da Monacelli. Vorrebbe Ciardiello che finta il tiro, poi si alza da tre punti. Non va il tiro lungo, rimbalzo lungo, premia Basani che decide di correre nel campo, aspetta il posizionamento della difesa, si alza da tre punti, il tiro è corto, rimbalzo ancora dello stesso Basani che fa una giocata meravigliosa con un reverse, brucia tutti e coach Gambaro ricorre al time out. 24 Mortara, 11 Gallarate, 8 minuti e 2 secondi alla fine di questo secondo quarto. Guaretti ha qualcosa da dire, chiedeva un'infrazione del play mortarese. Si torna in campo dove il secondo time out chiamato dal coach ospite, rimessa da fondo campo per la formazione dopo il canestro in reverse di Basani. È tornato intanto in campo Filippi, ha lasciato il campo Goretti che era molto nervoso sull'azione, l'ultima azione, ha protestato anche durante il time out. Pronto, è tornato anche De Bettin che gioca in coppia con Gelmini. Palla nelle mani di De Bettin che vorrebbe giocare con Croci, trova Filippi, arriva Gelmini e poi Lonati legge tutto, è uscito Ciardiello, Lonati legge tutto, recupera il pallone, batte Gelmini, va in penetrazione, scarica per Facchi che però non tira, va da Muzio, poi fallo, rimbalzo di barone di Muzio, rimbalzo di Lonati, fallo su Lonati. Due liberi per Davide Lonati, applaude la panchina mortarese. Pronto un cambio, torna Passerini. Pronto a tornare anche Garcia. Esce Gelmini in casa Gallarate, esce Muzio, va a rifiatare Muzio. Buonissima la sua prova fino a questo momento. Torna Garcia, ricordiamo Garcia ha gravato di due falli. Due liberi per il numero 70 mortarese. Lungo il primo libero di Lonati, ancora un tiro libero per il giovane lungo mortarese. Ma deve aprirsi un po'
secondo libero con una parabola altissima, va a segno. 25 Mortara, 11 Gallarate, 7 minuti e 26 alla fine del quarto, palla per Chilecida, questi è Passerini seguito da Monacelli, ancora per Filippi, Gambaro da segno di girarla, palla per De Bettini, si spazia Filippi, salta sulla finta Garcia, poi la riapertura per Croci, arriva in ritardo Facchi che commette fallo, primo fallo anche per Andrea Facchi, l'aveva perso sul recupero, primo fallo per lui, rimessa da fondo campo con 14 secondi per azione offensiva ospite. Secondo fallo di squadra per Mortara, due falli anche per Gallarate in questo quarto, pronto per la rimessa Clerici. Finta Croci, si apre Filippi, l'apertura è per De Bettina. De Bettina aspetta, fallo in attacco di Passerini che ha spostato gli avversari. Fallo del numero 5, fallo in attacco il numero 5, di rimessa per Mortara, se ne incarica Monacelli. Pressione a tutto campo della formazione ospite. Si apre Andrea Facchi per ricevere, la palla è per Basani. Basani fronteggiato da Croci, passa la metà campo, arriva il blocco di Lonati. Lo usa, si ingambera, perde la palla malamente. Poi antisportivo di Basani che ha dato un colpo a Croci. Qui si è innervosito l'argentino, sciocchezza di Basani, doppia e quindi cambio prontamente. Viene richiamato in panchina, secondo fallo per lui. Torna Sacchi, due libere possesso per la formazione ospite. Secondo fallo di Basani, due liberi per Croci. Basani qui si è fatto il ritiro, dice che ha preso un colpo in faccia, però oggettivamente questo fallo proprio non ci stava nel momento. Comunque tant'è, due liberi per Croci, poi possesso ancora per funzione ospite, terzo fallo di squadra anche per Mortara, secondo fallo dello stesso Basani, a segno il primo libero di Croci. Ancora un tiro libero per il numero 9 in casacca Gallarate. 25 Mortara, 12 Gallarate, non va il secondo. 20. Rimessa in attacco per la formazione ospite, si incarica delle prese del gioco di Bettina, si apre e riceve Filippi, scambia con il suo play, ancora il blocco, l'apertura è per Federico Passerini che apre per Filippi che si alza dalla media, non va il suo tiro, rimbalzo, svetta Andrea Facchi, poi l'ultimo tocco secondo la panchina, secondo gli arbitri è del numero 23, quindi è un'altra azione offensiva per la formazione ospite con 14 secondi. Si incarica De Bettini di effettuare la rimessa. Apertura per Passerini che si alza subito da tre punti. Non va il suo tiro. Rimbalzo di Lonati che si è fatto tagliare fuori. Ah no, anzi, fallo in attacco di Clerici. Sembrava fallo di Lonati. La panchina è tutta in piedi. L'arbitro... è stato trattenuto Lonati che chiedeva il fallo, la panchina mortarese, richiamo per la panchina di Gallarate. Oggettivamente è una decisione rimessa di Monacelli, quindi forte fallo di squadra per la fronte ospite, la rimessa di Monacelli vada da Lonati in emergenza, arriva lo stesso Monacelli fronteggiato da Passerini, passa la metà campo Monacelli, lo aiuta, arriva Lonati, esce Sacchi che recupera il pallone, pressione di De Bettini. Apertura per Andrea Facchi che finta, poi va in penetrazione, scarica per Garcia, la riapertura per Monacelli, passi di Monacelli, di Zanati dice dalla via subito, brutta palla persa in attacco da Mortara. 25 Mortara, 12 Gallarate, 6 minuti 25 secondi alla fine del secondo quarto. Zanati scuote i suoi, Monacelli prima ha fatto il passo, poi ha scaricato, quindi oggettivamente ha commesso infrazione. Palla in mani di Clerici. Sale per ricevere Filippi, vorrebbe la palla e la riceve Passerini in questo momento, l'apertura ancora per Clerici che apre per Croci, Croci va in penetrazione, riapre per Filippi, da questi è De Bettini, De Bettini va al centro dell'area, il tiro è cortissimo ma i mortaresi non ci sono, a rimbalzo c'è De Bettini, altro tiro corto, stavolta Garcia svetta a rimbalzo, si strattonano Facchi e Clerici, la panchina di Gallarate ha qualcosa da dire, gli arbitri fanno giocare, palla per Monacelli. Ancora Sacchi che rischia di scivolare. Poi una riapertura un po' forzata per Monacelli da tre punti. Monacelli va direttamente sul suo rimbalzo e trova un altro arcobaleno.
27 Mortara, 12 Gallarate, 5 minuti e 31 alla fine del quarto. Leonati cerca l'anticipo su Clerici, arriva Andrea Facchi in recupero e commette fallo. Pronto a tornare da Nelutti. Rimesso da fondo campo perché era ancora in azione palle, esce proprio lo stesso Clerici. Secondo fallo per Facchi. Cambio, è entrato tornante da Nelutti, dà le indicazioni su come posizionarsi in difesa alla panchina mortarese. Bonus peso anche da Mortara in questo quarto, l'apertura proprio per Danelutti da queste De Bettine. Palla per Filippi, ancora De Bettine che prende la mira a tre punti e stavolta va a segno. Mortara 27 Mortara, 15 Gallarate. Sacchi è fronteggiato dallo stesso De Bettine, va in penetrazione. Fallo di Danelutti che abbraccia le braccia sulla pensione del Sacchi, quindi commette fallo. Due liberi per il numero 3. Danelutti sta dando intanto indicazioni ai suoi ragazzi su come posizionarsi in difesa. Primo fallo di Danelutti. A segno Sacchi col primo tiro libero, un altro tiro libero per lui. A segno anche il secondo. 29 Mortara, 15 Gallarate, palla per Danelutti, sale per ricevere De Bettine, oltre i tre punti. Stavolta va in penetrazione con Danelutti, però ha un giro in ritardo, la scarico è per il tiro di Croci che è corto, però Monacelli guardava Passerini, non è andato a rimbalzo. Danelutti va a spalle a canestro sulla linea di fondo, non va il tiro di Danelutti, rimbalzo è toccato di Mortaresi, finisce nelle mani di Monacelli dopo che le ha sporcato Garcia. Palla per il numero, ancora un bellissimo gioco, dai vai Garcia, ha visto il taglio di Monacelli. Monacelli ha appoggiato altri punti. 31 Mortara, 15 Gallarate, palla in mani di Passerini, sporca il pallone Monacelli che poi non lo tiene in campo. 4 minuti e 20 secondi alla fine del secondo quarto, 16 secondi per l'azione offensiva di Gallarate. La rimessa è dello stesso Passerini, si apre per ricevere Filippi, la palla invece per De Bettine oltre i tre punti, va in penetrazione, poi scarica ancora per Filippi dalla lunetta, il suo tiro non va, rimbalzo arriva Andrea Facchi che ha la meglio su tutti, palla nelle mani di Sacchi. A ripartire l'azione Sacchi. E qui Filippi recupera il pallone. Poi arriva Andrea Facchi che stoppa il recupero di sulla difesa. Con la rimessa in attacco per la formazione ospite. Si asciuga il pallone. Sacchi sulla difesa di Filippi si fa sporcare il pallone. L'apertura ancora per Passerini che va vicino al canestro e trova due punti. 31 Mortara, 17 Gallarate, palla nelle mani di Monacelli che deve passare a metà campo, conciato da Passerini, pronto a tornare Basani. Sale Andrea Facchi, vorrebbe giocare con Sacchi, lo trova invece di Monacelli l'aiuto, però le mani di Passerini sono un po' sporche, dovrà tirare Garcia che va a appoggiare altri due punti. 33 Mortara, 17 Gallarate, 3 minuti e 20 alla fine del quarto, palla nelle mani di Passerini, da questi a Danelutti, sale per ricevere De Bettini nuovamente, Sacchi a bocca alla finta, arriva il recupero difensivo e commette fallo, vediamo sulla penetrazione, fallo è proprio di Mattia Sacchi. Due liberi per De Bettini, cambio per Mortara, esce Monacelli, torna Basani. Secondo fallo anche di Sacchi. Si provvede ad asciugare il parquet a metà campo e torna intanto diciamo Basani, va a riposare Monacelli. Due volte, l'ultimo tiro, 2-1.
Si può ricominciare, due liberi per il numero 3 in casacca Gallarate. Lascialo perdere. Stiamo sto dicendo al 9 di lasciarlo perdere. Non cercava più. Al 9 invece di lasciarlo perdere. Pronto per il primo libero del Bettin. Assegno il libro del play. Ospite, ancora un tiro libero per il giocatore che ha vestito la maglia anche di Ezio e dell'Aurora, dell'Urania Milano. Assegno anche il secondo, 33 Mortara, 19 Gallarate. Riparte l'azione di Sacchi, scambia con Basani, gira intorno al blocco, poi gioca con Lonati. Vorrebbe Sacchi, lo trova in un secondo tempo Lonati. Rischia di prendere la maniglia, arriva il raddoppio di Filippi e qui commette infrazione. Donati è furente, rimanda in campo, decide di togliere Sacchi per la sciocchezza. Ed esordisce nella partita del capitano mortarese Bruno Invernizzi, che con Gallarate ha bruttissimi ricordi. L'anno scorso nel match al Palagulieri si fratturò la mano. C'è il Filippi che non controlla, quindi palla persa in attacco da Gallarate. La rimessa se ne carica Garcia, che manda via palla da Garcia a Basani, franciato da Croci. Basani passa in questo momento nel metacampo, scambia col compagno di nazionalità. La palla è per Invernizzi, sale per ricevere Facchi ma non riceve. Arriva Lonati in emergenza, Lonati serve Basani. Basani un po' troppo fermo il gioco. Decide di tirare da tre punti e va a segno Basani, 36 Mortara, 19 Gallarate. 2 minuti e 18 secondi alla fine del secondo quarto, la palla per Danelutti, pronto a tornare Cerdiello. Invernizzi va in pressione su Passerini. Fallo di Facchi, diceva aveva preso la palla. Terzo fallo per lui, due liberi per Danelutti. Zanellati protesta. Terzo fallo di Andrea Facchi, pronto ad esordire la partita anche Bettanti. Entra Bettanti, esce Facchi che ha cercato di dare il suo contributo, non è ancora al meglio della condizione. L'ultimo fallo, anche Zanellati dice, hai preso la palla. Peccato, terza infrazione, due liberi per Danelutti. Cerca una conclusione fortissima sul tabellone a giocare sul fermo, la palla viene sputata fuori, ancora un secondo libero del lungo ospite. Stessa conclusione, stesso risultato con Garcia che recupera il rimbalzo, palla in mani di Basani, riparte l'azione offensiva di Mortara. Basani chiama lo schema, interrompe il palleggio, arriva Lonati in aiuto, aspetta l'uscita di un compagno, c'è il taglio di Invernizzi ma non... Aspetta, arriva ancora Basani in emergenza, c'è Giudice Croci. Brutta scelta di Mortara che perde il pallone. E poi contropiede velocissimo di Filippi che va a trovare due punti. Mortara tutto il tempo aveva la palla in mano, 36 Mortara, 21 Gallarate, 1 minuto e 33 alla fine del secondo quarto, palla nelle mani di Basani. Fallo di Filippi, ha abbassato il braccio, due liberi per il play argentino. Cambio, terzo fallo di Filippi. Pronto a tornare Clerici. Due liberi per Basani, schiavi per la palla, però poi secondo gli arbitri il tocco del numero 12 era falloso. Assegno il primo libero di Basani. Ancora un tiro libero per il play argentino. Intanto pronto sulla sedia dei cambi anche Muzio a tornare in campo. Assegno anche il secondo, 38 Mortara, 21 Gallarate. Esce Garcia, ricordiamo che ha fatto due falli, torna Muzio che ha fatto bene. 1 minuto e 28 alla fine del secondo quarto, palla per De Bettini, corre velocemente nella metà campo offensiva, la palla è per Danelutti, sull'antice Muzio in marcatura.
Vanellutti scarica un missile nelle gambe di De Bettini sulla difesa morta a rete. Brutta palla persa in attacco della formazione ospite. Rimessa di Invernizzi. C'è Bettanti pronto a ricevere. Aspetta, poi scambia ancora con Basani che chiama lo schema. Sempre un salto da Croci, sale per ricevere Lonati. Aspetta l'uscita di Bettanti che arriva in questo momento. Ancora Basani che gioca con Lonati. Poi Lonati. Fallo di Danelutti secondo gli arbitri. Due liberi ancora per i Mortaresi. Gambaro non è per niente convinto. Oggettivamente mi sembra una decisione un po' forzata. Onestamente, secondo fallo di Danelutti. Scelta un pochino forzata quella della coppia arbitrale. Tant'è, hanno visto la durezza del contatto. Due liberi per Lonati. Rischiava l'infrazione dei passi. Assegno il primo libro di Lonati. Ancora un tiro libero per il numero 70 Mortarese. Non va stavolta. Muzio si strattona con Croci. 39 Mortare. 21 Gallarate, 55 secondi alla fine del quarto, va per le terre Danelutti, la riapertura per Clerici che a mano da tre punti è come, la difesa si è un po' incantata. Palla per Basani, 39 Mortara, 24 Gallarate, la palla è per Muzio, sale e riceve Bettanti, aspetta l'uscita di Invernizzi, trova quella di Basani, arriva la doppia di Clerici. L'ultimo tocco è di Clerici, chiedevano il contratto falloso in Mortaresi. Comunque tant'è, 3 secondi per l'azione. 3 secondi per chiudere l'azione offensiva di Mortara. E viene dato buono dalla coppia arbitrale. Il tiro di Muzio. 41 Mortara, 24 Gallarate, ultimi 10 secondi di partita. Chiama la difesa Mortara. De Bettin, questo è fallo di Muzio a 2 secondi e 2 su Danelutti. Gambaro ha qualcosa da dire. Pardon, Lonati col suo tiretto, due liberi. Secondo fallo di Muzio, 2 secondi e 2 centesimi per chiudere il quarto, due liberi per Danelutti. Altro tiro cercando l'aiuto del tabellone, un po' forte. Assegno il secondo. Basani da metà campo, non va, finisce col finisce secondo quarto, 41 Mortara, 25 Gallarate, ci sentiamo nella ripresa. Ok, si torna in campo per il terzo quarto, 41 Mortara, 25 Gallarate, Mortara in campo, Sacchi, Monacelli, Basani, Garcia e Musso, dall'altra parte Passerini, Clerici, Danelutti, Croci e De Bettini. Primo attacco di Gallarate, palla nelle mani di De Bettini, aspetta il blocco di Danelutti, si alza dalla lunetta, il suo tiro non va, Basani sporca il rimbalzo ma la palla finisce in mani di Passerini, da questi ancora a Danelutti sotto canestro, Muzio allunga troppo presto il braccio e commette fallo, terzo fallo sciocco di Muzio. Primo, terzo fallo per lui, primo fallo nel quarto, ancora 14 secondi per la funzione offensiva. Qui Muzio ha avuto troppa fretta. La palla è per De Bettini, molto nella canestro. Non fanno per niente amicizia Muzio e Danelutti. La palla è per Clerici, da questa ancora Danelutti, la palla è per Passerini. Proprio allo scadere dei 14, Clerici trova i due punti. 41 Mortara, 27 Galata, palla in mani di Basani, palla per Muzio, sale per ricevere Garcia. Brutta palla persa da Garcia,
Mortara è uscita male dallo spogliatoio, anche perché è arrivata proprio allo scadere dei 5 minuti. Brutta palla persa. L'attacco da Mortara, riparte Gallarate, che palla per Clerici, l'apertura per Danelucci, si apre Croci, fronteggiato da Monacelli, la palla per Giovicini, oltre nei tre punti. Ancora Clerici, Muzio cerca l'anticipo su Danelucci. Poi gli concede la linea di fondo, Danelucci non la sfrutta, anzi. Qui resiste Muzio sull'attacco e recupera il pallone. Danelucci si è mangiato due punti, palla in mano di Monacelli. La palla è proprio per Muzio, ancora Basani, si apre Sacchi per ricevere. La palla è per Muzio dai 5 metri, tira corto, tocca Garcia, ma la palla finisce in mani di Bettini. Corre Clerici, la palla è per Croci, prova la linea di fondo, l'apertura è per Clerici, il suo tiro non va. L'ultimo tocco è di Croci, che sposta anche un po' Monacelli. Palla in attacco per Mortara, che ripartirà dal fondo con Monacelli. Pressione a tutto campo, l'apertura per Sacchi. Sacchi passa la metà campo in questo momento. Sfrutta il blocco di Muzio. Gioca con Basani, arriva Garcia che però... non ha ancora Garcia, scambiano i due, finta Basani, l'apertura è per Sacchi, ah, va da Monacelli, 4 secondi, finta il tiro, poi alza la parabola, il tiro non va stavolta, si scontrano in tre, la palla è per De Bettini, l'apertura per Clerici, ancora De Bettini, Basani spinge Clerici sotto la linea di fondo, due liberi per il numero 11, brutto avvio di partita di Mortara, terzo fallo di Basani. Due liberi per Clerici, secondo fallo di squadra per Mortara, assegno il primo libero del numero 11. Assegno anche il secondo, 41 Mortara, 29 Gallarate. La rimessa di Sacchi, arriva Muzio, scambia con Sacchi che corre velocemente il campo. Bruttissima scelta di Sacchi stavolta, è andato a stamparsi contro la difesa, l'apertura per Passerini da tre punti. Il suo tiro è una tabellata clamorosa, palla ancora per Sacchi. Decide di ragionare stavolta. Poi si alza da due punti e va a segno. 43 Mortara, 29 Gallarate. 7 minuti e 2 secondi alla fine del secondo quarto. Danelucci qui fa veramente una scena vergognosa. Poi Clerici da tre punti, non va il suo tiro. Fallo, vediamo. Fallo deve essere, se non ho capito, di Danelucci che ha spostato Muzio e poi è finito addosso a Croci. Terzo fallo di Danelucci. Si riprenderà. Si deve asciugare il parquet dove sono andati per terra tutti i giocatori. Si può riprendere. Visto perché è stato giocato, vediamo se c'è l'ok per riprendere. Si incarica della rimessa Monacelli, si apre Sacchi, arriva Basani, la palla è per Muzio. Ancora Sacchi. Passa da metà campo il play mortarese, arriva un blocco di Muzio. Rischia di perdere palla, aiuta Monacelli. Tiro di Monacelli, poi molta confusione in questa fase. La palla per Croci, ancora Passerini, Monacelli cerca di interrompere con un fallo, la palla è per De Bettini. Danelucci trova il fondo della retina, ci stava anche il contatto falloso di Muzio, l'arbitro fa giocare, molta confusione, palla in mani Sacchi, da questi è Basani. L'apertura è per Garcia, che non va il rimbalzo.
palcoscenico. Tecnico che resta, credo, a De Bettini per protesta. Ci stava probabilmente l'intervento falloso di Sacchi, però oggettivamente fallo di De Bettini al tecnico. Tiro libero per Mottara e possesso per la formazione giallo-blu. Secondo fallo di De Bettini. Ancora le proteste, si chiarisce. Molta confusione in questo terzo quarto, molta. Tiro libero per Mortara e possesso per il giallo-blu, che era. Tanto si chiede di. A segno il libro di Basani. ...44 Mortara, 31 Gallarati, 5.56 alla fine del terzo quarto, rimessa davanti alla panchina di Zanellati, se ne incarica Monacelli. Si apre per ricevere Muzio, che è il giocatore che riceve, la palla è per Sacchi, chiama lo schema. Scambia con Monacelli. E qui però Passerini si è agganciato alla maglia. L'arbitro fa giocare Muzio da due punti, non va, il tiro è corto, ma rimbalza lo stesso Muzio. La palla è per Garcia, da questo è Monacelli, altro possesso per Mortara. C'è Clerici su Monacelli, la palla, vorrebbe la palla Sacchi, decide di tirare da 9 metri e segna. 47 Mortara, 31 Gallarate. Tecnico fischiato. Tecnico a Garcia. Fallo tecnico a Garcia, ma non si è capito. Sinceramente e onestamente l'abito ha spiegato a Zanellati, che però rimane praticamente basito. Tiro libero per Passerini. E poi possesso per Gallarate dopo il canestro 9 metri di Sacchi. Va a segno il libro di Passerini. 47 Mortara, 32 Gallarate, 5 minuti e 27 secondi alla fine del terzo quarto. Terzo fallo di Garcia. Onestamente difficile da capire. Palla nelle mani dei Bettini. Passa la metà campo in questo momento. Vorrebbe giocare con Danielucci e lo trova, spalle a canestro contro Muzio. Sì. Danielucci va a giocare e va a segnare l'ingancio. 47 Mortara, 34 Gallarate. Palla nelle mani di Monacelli, ancora Sacchi. Arriva Muzio. Poi fallo poi dentro. Fallo del numero 3. Terzo fallo di De Bettin, cambio, pronto a tornare Filippi, esce Clerici. Rimessa di Basani in attacco. Si apre Muzio per ricevere, arriva Monacelli, la palla è per lui. Rimane Filippi, Garcia spalla canestro con Passerini. Brutta scelta su De Bettin, capisce. Passi di De Bettin, Garcia si è messo davanti per fare questa scelta. Brutta scelta di De Bettin stavolta. Palla persa in attacco da. Vai fuori! Rimessa in attacco per Mortara, palla per Sacchi a Garcia. Arriva Monacelli. Ancora Garcia spalla canestro contro Passerini che gli sporca il pallone. L'ultimo tocco è di Basani, quindi brutta scelta di Garcia. 46 Mortara, 34 Gallarate, 4 minuti e 33 secondi alla fine della
Terzo quarto, la palla è per De Bettini. La palla è per... questa è Filippi. Filippi aspetta l'uscita da Nelutti, sempre Muzio su di lui. Palla per Filippi, spalla canestro, ancora De Bettini molto lontano dal canestro. Più lesti della difesa e però è l'attacco a recuperare il pallone, quindi altro possesso per Gallarate con Passerini che poi scarica per Danelutti, ancora Passerini che si alza da tre punti, non va il suo tiro, c'è solo Danelutti a rimbalzo, poi arriva sul giro di Croci la, tocca, la stoppata di Garcia, chiedono il fallo. 11 secondi per l'azione offensiva. Adesso viene richiamato Danelutti per il tuffo di precedente. Pronti per la ripresa, 11 secondi per l'azione offensiva di Gallarate. Si incarica della rimessa dei Bettini. La palla è lunga proprio per Danelutti. Sale. Cerca una penetrazione, Muzio sta benissimo con lui, scarica direttamente in tribuna. Pronto, doppio cambio, escono Danelutti e Croci, tornano Cerdiello e Goretti. Rimessa in fermo, rimessa Mattia Sacchi. Si può riprendere a giocare, Monacelli chiama lo schema. Passone da campo. Ma rischiosissima la giocata di Mortara e la sporca Filippi. Palla persa malamente, si poteva fare meglio decisamente. Filippi vorrebbe giocare con Passerini ma non lo trova, trova Guaretti da questi De Bettini. De Bettini si alza dalla lunetta, dentro e fuori, sfortunato stavolta il play ospite. Palla nelle mani di Xacchi da questi a Basani. Passa la metà campo Basani, scambia con Muzio, ancora Basani. Rimane con lui Filippi. Lo batte. Scarica per Garcia. L'ultimo tocco di Garcia, no? Secondo, no, anzi no. Un arbitro, rimessa per Mortara dalla propria arbitrale. Esce Monacelli, torna Andrea Facchi, gravati di tre falli. 11 secondi di operazione offensiva di Mortara. Lo stesso Facchi va a incaricarsi della rimessa da fondo campo. 11 secondi diciamo per l'azione offensiva. Arriva Sacchi a ricevere il pallone. Che cercava l'azione offensiva, non trova nulla. Rimbalzo è di Goretti, corre De Bettini, scarica per Cerdiello nell'angolo. Passerini, ancora Cerdiello che ha mano da tre punti e va a segno. 47 Mortara, 37 Gallarate. Altra palla persa assurda in attacco da Mortara che in questo quarto non ci ha capito nulla e quindi brutta via la palla. 47 Mortara, 37 Gallarate, 2 minuti e 44 secondi alla fine del terzo quarto. Addirittura la rimessa lunga, palla che si riprenderà con la rimessa in attacco. Confusione totale nella formazione giallo-blu che non si capisce. Sembra aver lasciato negli spogliatoi tutto in questo terzo quarto. Zanetti decide quindi di ricorrere al time out per dare un attimo una scossa e provare a scuotere un po' i suoi ragazzi che hanno avuto alcuni momenti veramente di brutto gioco. Su un terzo quarto si è segnato molto poco. Pronti a tornare in campo dopo il time out chiamato la panchina mortarese. Quindi 14 secondi per azione offensiva di Gallarate, nuovamente in attacco dopo il canestro da 13 al Diallo. Parte De Bettini per la rimessa. Si apre per ricevere Filippi, la palla invece vorrebbe andare da Cerdiello che però non riceve, la riceve molto lontano dal canestro Goretti, arriva Passerini in aiuto, su lui c'è Basani, marcatore, lo interrompe, la palla è per
De Bettini allontana, può giocare contro Muzio, non va il tiro e rimbalzo di Mortara con Facchi che scarica per Sacchi, la palla è per Basani, da Sacchi, da Muzio, vorrebbe giocare con Garcia ma l'apertura è per brutta, altra brutta giocata di Mortara. Non ti prega, calma, ma in questo quarto l'errore su errori, rimesso di Passerini per De Bettini, arriva e riceve Filippi, sale per ricevere Ciardiello fronteggiato da Facchi, l'apertura per De Bettini, ancora Ciardiello sul blocco di Goretti, a sora segno Ciardiello, 47 Mortara, 40 Gallarate che sta facendo sotto, 1 minuto e 52 alla fine del terzo quarto, Sacchi si alza da 9 metri, suo tiro non va, nessun Mortara rimbalzo, ennesima forzatura dei gialloblu che stanno un attimino perdendo la maniglia in questo quarto. Ancora Filippi, l'apertura per De Bettini, che va in penetrazione, scarica per Filippi, si alza da 5 metri, non va a segno, Sacchi recupera il rimbalzo, Goretti si ferma per non commettere fallo. Ancora Sacchi scambia con Muzio, avrebbe fallo di Ciardiello e due liberi per il giocatore mortarese, fallo numero 13. Primo fallo per lui, cambio, esce De Bettini, torna Ielmini, due liberi per Sacchi, cambio per Mortara, esce Basani, torna Monacelli. A segno il primo libero di Sacchi, ancora un tiro libero per lui, ancora a segno, 49 Mortara, 40 Gallarate, palla nelle mani di Elmini, passa a metà campo, segnato da Facchi, la palla è per Ciardiello, se lui in marcatura c'è Monacelli, la palla ancora per Elmini, ancora Goretti, ancora Ciardiello che però scarica all'esterno per Passerini, usato da Sacchi. Rimbalzo lungo, premia Filippi, ancora una palla nelle mani di Ielmini. Ancora Ciardiello che va in penetrazione, si spazia contro, stavolta non va, rimbalzo c'è Garcia che poi scarica per Facchi. Palla nelle mani di Sacchi, passa la metà campo in questo momento del Mortarese. Apertura per Monacelli. Arriva il blocco di Muzio, ancora fa Sacchi. Fallo di Elmini che abbassa le braccia, quindi ancora due liberi per Sacchi. Primo fallo anche di Elmini. A segno ancora Sacchi. A segno anche il secondo, 51 Mortara, 40 Gallarate, che di fatto può andare fino al termine perché c'è discrepanza di qualche centesimo. Palla per Ielmini da questi a Ciardiello, Mortara ha ancora un fallo da spendere eventualmente. Ancora Ciardiello, gioca con Goretti, Goretti va vicino a canestro, riapre per Ielmini, non va il suo tiro, Garcia, palla per Mortara che ha 3 secondi per... Va per terra Passerini, gli arbitri non fischiano nulla, finisce il quarto, 51 Mortara, 40 Gallarate. Pronti a tornare in campo per l'ultimo quarto, 51 Mortara, 40 Gallarate, Mortara in campo, Sacchi, Monacelli, Garcia, Muzio e Andrea Facchi, dall'altra parte ci sono Ielmini, Passerini, Ciardiello, Filippi e Goretti. Pronti a ricominciare. Rimessa di Monacelli per Sacchi che chiama lo schema, scambia con Andrea Facchi, aspetta un compagno, Facchi continua il palleggio, arriva Monacelli, su lui c'è Passerini, vorrebbe spalla canestro Garcia contro Filippi, cortissimo il tiro, di scelta forzata di Garcia,
Bel canestro volante, brutta giocata di Mortara, subito punita dall'attacco di Filippi. Palla nelle mani di Muzio, a questi Monacelli. Sfortunato qui Monacelli, che poi però lotta sul rimbalzo. Dentro fuori, poi c'è l'ultimo, rimessa, viene fischiata palla 2 e il possesso è per la formazione, è per la formazione Gallarate, per il possesso alternato. Pronto a tornare Basani, esce Garcia, quindi Granati dà indicazioni, vediamo come dispone Garcia, ha avuto qualche giocata non delle sue e allora Granati decide di farlo rifiatare in panchina, sceglie di giocare con Facchi come qua a lungo, Gelmini per Passerini, Passerini c'è marcatura Basani, la palla è per Cerviello, continuato da Monacelli, la palla è ancora per Passerini, Passerini va da Gelmini, tocco in frazione di piede di Sacchi, attrezzatore di seconda frazione con Cerri Gallarà. Pronto per la rimessa lo stesso Gelmini, sale per Cerri Passerini, si arresta, va da Gelmini, palla per Filippi che corre molto bene di fondo, si fa battere un po' troppo facilmente Facchi. 51 Mortara, 44 Gallarate, 8 minuti e 40 secondi alla fine della partita, la palla è per Basani. Basani tanto tempo a palla in mano, poi va da Muzio, ancora Basani. Qui si... Altra bruttissima giocata di Mortara, altra palla persa. È salito di colpi la difesa, Mortara è andato un po' in barca, soprattutto a livello offensivo, dove si è impastricciato. Adesso rimessa ancora Passerini per Gelmini, scambiano i due. Basani ancora una volta ha tenuto un po' troppo la palla. Fallo di Sacchi. Ha preso su Gelmini. Terzo fallo di Sacchi, che lamenta un colpo al labbro. Zanellati rimane in campo il giocatore che voleva sembrava viene richiamato più verso la metà campo. Sa che stava andando in panchina con il di aver perdito di sangue, invece non c'è nulla, quindi Zanellati l'ha rimandato in campo. La palla è per Filippi, ancora Gelmini, ancora Passerini. La riapertura per Gelmini da tre punti, non va il suo tiro, nessuno dei mortaresi rimbalza. E stavolta neanche Passerini. Esce Facchi con la palla in mano che scambia con Sacchi. Blocco di Muzio. La palla è sempre sullo stesso lato. Sacchi decide di tirare da tre punti e va a segno. 54 Mortara, 44 Gallarate, 7 minuti e 29 alla fine della partita. Monacelli tocca ma non riesce a tornare in campo, sull'anticipo. Pronto un doppio cambio, tornano De Bettine e Clerici, vediamo chi lascia il campo. Goretti sicuramente e Passerini. Pronto a tornare anche Croci e stavolta è Gelmini che lascia il campo. Quindi triplo cambio in una stessa azione per il coach ospite. 16 secondi per l'azione offensiva della formazione allenata da Gambaro. Rimessa di De Bettine, si apre Cerdiello ma non riceve, sale Clerici, scambiano i due, la palla è per Cerdiello che scambia ancora. Non va il tiro di Clerici, rimbalzo lungo di Sacchi, passa la metà campo e decide giustamente di ragionare perché
palla per Basani, ancora Sacchi che finta il tiro, e qui Filippi abbocca la finta e va addosso al numero, quarto fallo di Filippi, time out chiamato da coach Gambaro, quarto fallo di Filippi che poi dà il 5 all'arbitro, non è convintissima scelta, comunque time out. Si riprenderà con la rimessa in attacco per Mortara, 54 Mortara, 44 Gallarate, 6 minuti 58 alla fine della partita, si va al time out voluto dal coach ospite. Pronti a tornare in campo dopo il time out chiamato dalla panchina di Gallarate. Si riprende con la rimessa in attacco per Mortara dopo il fallo subito da Sacchi. Quarto fallo di Filippi. Va Monacelli per effettuare la rimessa. Si apre Muzio ma non riceve. Arriva Sacchi in emergenza. Palla nelle mani di Monacelli, cambia con Clerici, va da Muzio, trova un canestro incredibile Muzio di rimbalzo praticamente sulla difesa di Sardiello, palla che cammina sul ferro, va. Tant'è, va dentro, 56 Mortara, 44 Gallarate, palla per Croci, Croci vorrebbe Clerici, non lo trova, riperto indietro da Filippi che è punteggiato dallo stesso Muzio, poi scarico per De Bettini, non va il suo tiro, Andrea Fatti fa la voce grossissima a rimbalzo, palla per Monacelli, Monacelli passa la metà campo, scambia ancora con Muzio, arriva Basani a forzare il pallone franciato da Croci, aspetta l'uscita di Monacelli, rischia di perdere il pallone, lo aiuta Facchi e trova il fallo di Clerici. Ancora 14 secondi, terzo fallo di Clerici, 14 secondi per l'azione offensiva di Mortara. Brutta scelta, Sacchi è andato vicino, nessuno si è aperto per ricevere, palla persa da Mortara. Sulla pressione nessuno è andato a farsi dare il pallone, palla per De Bettini, riparte l'azione offensiva di Gallarate, scambia con Cerdiello, ancora De Bettini. Filippi va vicino al canestro e trova altri due punti. 56 Mortara, 46 Gallarate, palla nelle mani di Sacchi, passa la metà campo in questo momento, scambia con Basani. Apertura per Monacelli che decide di alzarsi da tre punti, non va il suo tiro, Facchi lotta e l'ultimo a toccare è la difesa, quindi rimbalzo in attacco per Mortara. 14 secondi per l'azione offensiva dei gialloblu. Vediamo se stavolta la rimessa, pronto a tornare Garcia. Esce Muzio che ha avuto un ottimo impatto ancora sulla partita. Applaudito dai compagni e dal pubblico. La rimessa di Facchi, che però, di Sacchi però, per Facchi però non, era, non c'era l'ok per la ripresa del gioco. Stavolta si apre Garcia che riceve. Aspetta Basani, arriva Basani. Quarto fallo del player argentino, brutta palla persa. Quarto fallo di Basani. Si riprende con la rimessa per Gallarate. Palla per De Bettini. La palla ancora per De Bettini che ha segnato il gol, ci sale per ricevere Sardiello.
Franco bollato da la palla per Cerviello che si spintona un po' con Monacelli, poi trova il fondo Arentino, 56 Mortara, 49 Gallarate, passa al metà campo Sacchi, palla per Garcia, spalle a canestro, vediamo se durissimo, bruttissima la scelta di Sacchi. Dice ci sono 7 secondi, Mortara sta un po' buttandosi via come prima, con quanto di Mortara 49 Gallarate, 4 minuti e 30 al fine della partita, qui Sacchi ha voluto semplicemente forzare un po' troppo, palla in mano di Cerviello, da questi a De Bettini, la palla è per Croce, ancora De Bettini, sale per ricevere Cerviello, stavolta rimane Andrea Facchi con lui, stavolta non va a segno, la palla è per Basani a rimbalzo, passa da metà campo il paio argentino, scambia con Garcia, da questi a Sacchi, arriva Monacelli, lo scarico per Andrea Facchi, si alza da tre punti, non va il suo tiro, rimbalzo di Filippi, palla nelle mani di Cerviello, aspetta De Bettini, ancora la palla a Filippi, da questi a Croci, Croci va da Filippi, non va il suo tiro dentro e fuori, rimbalzo di Basani, 3 minuti e 35 secondi alla fine della partita, palla per Andrea Facchi che poi grandissimo trova due punti pesantissimi sulla difesa di Cerviello, palla per De Bettini, da questi a Clerici, vorrebbe Cerviello ma la marcatura di... allora si va da Croci, Croci, c'è Filippi, Croci decide di andare in penetrazione, poi butta via il pallone, l'ultimo tocco è della difesa secondo la corte arbitrale, cambio, esce, è stato resettato 24 km, però è stato resettato il cronometro dei 24, ma è sbagliato, non può essere, perché non ha... se c'è il tocco della difesa, è stato resettato il cronometro dei 24, ma oggettivamente assolutamente no, perché c'è il tocco della difesa secondo la coppia arbitrale, quindi si deve valutare quanti secondi vengono dati sul cronometro. Sta facendo retrocedere, vediamo quanti secondi vengono dati alla formazione ospite per l'attacco, 17, 16 in questo momento, vengono dati 16 secondi per l'azione offensiva, si incarica della rimessa, si incarica della rimessa De Bettini, viene dato l'ok per giocare con 16, la palla è per Clerici che si alza da 3 punti e va a segno, 52 Mortara, 52 Gallarate, 3 minuti in questo momento alla fine della partita, palla in mani di Sacchi, da questi ancora per Monacelli, ma chiede tecnico a Monacelli, diciamo che Passerini lo sta massacrando sulla difesa, però si va al tiro libero di Passerini. Ma non è solo questo. Che cammina e va a segno. 58 Mortara, 53 Gallarate. Rimessa per Gallarate. 58 Mortara, 53 Gallarate. Rimessa di Passerini per De Bettini, la palla è per Clerici, da questi ancora De Bettini, fallo in attacco di Clerici che si libera con maniere troppo robuste di
Facchi, quindi palla persa in attacco da Gallarate. La rimessa da Basani a Facchi, ancora Basani che si incarica di costruire l'azione offensiva di Mortara, passa a metà campo, sale e riceve Garcia. Altra palla buttata via da Mortara in maniera assurda, assurda questa scelta, un taglio improponibile, infatti Basani ha qualcosa da dire al compagno, perché bruttissima palla persa, palla di Croci per De Bettin che arriva fino a metà campo, raccoglie per il pallone, sale Clerici da questi a Passerini, l'apertura per Filippi, ancora De Bettin che riapre per Clerici, scambiano i due, l'apertura per il tiro da due punti di Croci. Mortara ha fatto delle azioni assurde in attacco, buttando il pallone, la palla è per Sacchi, palla in mano, l'apertura ancora per Basani, e poi Andrea Facchi molto bene a trovare due punti pesantissimi, poi però la difesa si addormenta, si è addormentata sulla difesa, ha sbagliato Filippi, palla 2 tra Passerini e Monacelli, palla per Mortara perché 1 minuto e 36 secondi alla fine della partita, rimessa se ne incarica Monacelli, la palla è per Sacchi, pressione di De Bettin a tutto campo, fallo di Passerini su Garcia che non appoggia due punti ma va a trovare due liberi. Qui sinceramente Zanellati non l'ha presa bene perché oggettivamente il suo lungo avrebbe dovuto cercare trovare il fondo della retina. Due liberi per Garcia. A segno il primo libero di Garcia. Uno su due per Garcia, 61 Mortara, 55 Gallarate, palla nelle mani di Filippi, da questi a De Bettin, palla 2 tra Basani e Croci, stavolta la freccia è a favore della formazione di Gallarate, 14 secondi per l'azione offensiva. Clerici da tre punti, da due punti viene dato. 61 Mortara. Garcia passa a metà campo, arriva Sacchi, chiama lo schema. Bonus peso dalla formazione ospite. Sacchi commette fallo in attacco. Rotta, palla persa. La pressione De Bettini. Quarto fallo di Sacchi, bonus peso anche da Mortara. 59 secondi e 9 centesimi alla fine della partita. Per la rimessa è pronto Passerini a metà campo, si è asciugato il parquet, c'è l'ok, si può riprendere, la palla è per De Bettin, ma questi a Passerini, c'è il blocco di Clerici, De Bettin da tre punti non va, il rimbalzo premia Clerici, ancora Filippi, arriva Passerini, ancora Filippi, da questo ancora De Bettin che finta il tiro, la palla finisce a Clerici, palla per Mortara, allo scadere Clerici l'ha trovato anche il ferro, 31 secondi e 2 centesimi, 61 Mortara, 57 Gallarate, ce ne fa per la rimessa.
arriva fallo, vediamo cosa ha fischiato. È gioco se fischia fallo negli ultimi due minuti è antisportivo, eh? Se fischia fallo negli ultimi due minuti è antisportivo. Vediamo, infatti Zanellati è quello che chiede. Se è fallo, se è ancora in gioco la palla. Se fischia fallo negli ultimi due minuti e la palla non è ancora in gioco è antisportivo. Vediamo, il consulto prosegue, la coppia arbitrale contro l'Anfur. Zanellati fa le sue ragioni. Se non tocca il pallone non è in gioco, quindi la palla non è ancora in gioco. Fallo antisportivo di De Bettin, due liberi e possesso per Mortara. Due liberi, giustamente. Cambio, quarto fallo di De Bettin. Proteste le gallarate. Adesso altra spiegazione, è partito dal cronometro, ma nel senso, la panchina diceva palla viva. Zanellati lo spiega alla panchina di Gallarate. Si riprende con i due liberi per Sacchi dopo il fallo antisportivo di De Bettin, quindi due tiri liberi per il numero 3 Mortarese. Non va il primo. Poi ci sarà la rimessa in attacco per Mortara con ancora qualcosa che non va. Moltissima confusione. E adesso? Vediamo di capire cosa sta succedendo. Secondo tiro libero di Mattia Sacchi dopo un conciliabolo per De Bettin. A segno il secondo, 62 Mortara, 57 Gallarate. C'è stato un conciliabolo perché De Bettin aveva già subito Teni, quindi due infrazioni comportano l'espulsione del play numero 3. Palle per Basani, fallo di Croci e poi gli dà anche una gomitata. Vai via!
espulsione di Croci che ha colpito Sacchi dopo il fallo su Basani, quindi vediamo che cosa decidono gli arbitri. C'è l'espulsione di Croci sicuramente. C'è l'espulsione di Sacchi. C'è l'espulsione di Croce e poi l'espulsione di Sacchi. Finalmente si torna a giocare dopo il marasma che ha portato all'espulsione prima di Croci per il colpo in testa, poi a quello di Sacchi per la reazione. Due liberi per Basani, poi le due espulsioni si autoelidono, quindi poi si ricomincerà col gioco. 29 secondi e 3 centesimi alla fine della partita. Non va il primo libero di Basani, ancora un tiro libero per lui. Portale ha tirato pochi tiri liberi in questo quarto, ma li hanno sbagliati tanti. A segno il secondo. 63 Mortara, 57 Gallarate. Time out. Time out chiamato da Cosi Gambaro. 29 secondi e 3 centesimi. Partita ancora lunga, vediamo come le due squadre decideranno di gestire questi secondi finali. Si torna in campo dopo il time out chiamato dalla panchina di Gallarate, vediamo se decide di avanzare il pallone, così è. Quindi 14 secondi per l'azione offensiva, è entrato Ciardiere e De Bettine, è tornato Danelutti a sostituire Croci. No, non ci siamo ancora.
si può ricominciare finalmente. Filippi si incarica della rimessa, attento ai la palla è per Cerdiello che spara subito da tre, non va, rimbalzo di Facchi, fallo di Clerici che ferma il gioco. Ha ancora qualcosa da dire, gli ha messo la palla in testa, cioè oggettivamente quinto fallo di Clerici. Pronto, torna, esce Clerici, torna Ielmini. Due liberi per Monacelli, 22 secondi tondi tondi alla fine della partita, 63 Mortara, 57 Gallarate. A segno il primo libero di Monacelli. È entrato a rimpiazzare Sacchi, è entrato capitano Invernizzi. A segno anche il secondo, 65 Mortara, 57 Gallarate. Velocemente Passerini corto, rimbalzo di Facchi che apre per Monacelli, palla nella metà campo, 10 secondi, si fermano. E finisce così, 65 Mortara, 57 Gallarate. Mortara vince la seconda partita consecutiva dopo la bella trasferta in Nerviano. Stasera partita decisamente nervosa e difficile da gestire, porta a casa due punti importanti nella sua rincorsa alla Pula. Certo, l'espulsione di Sacchi peserà nel futuro, adesso probabilmente rischiano un paio di giornate a testa i due giocatori, ma tant'è, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Sabato prossimo si finisce la regular season con la gara di Gazzada Schiano, poi i due recuperi in casa per Mortara, prima contro Opera e poi contro Busto Arsizio, dopodiché si andrà alla seconda fase, vedremo se sarà Pool A o Pool B. Buonasera.